Lo sciopero è un'arma molto amara per quanto riguarda i medici, perché comunque sono tenuti a garantire urgenze ed emergenze. Possono rimandare solo interventi programmati e attività moratoriali. Questo per sensibilizzare l'opinione pubblica sul definanziamento sistematico della sanità italiana. Sono 13 finanziarie che si dimenticano della sanità dal punto di vista del trasferimento, dal punto di vista delle risorse, del personale, con calo dei medici e di servizi per quanto riguarda la garanzia per i pazienti, soprattutto le classi meno abbienti, quelli che non possono guadagnarsi la sanità privata. Andiamo verso il nono anno che aspettiamo un rinnovo di un contratto collettivo della dirigenza medica. Lamentiamo soprattutto la carenza degli organici e l'eccessivo carico di lavoro, e il mancato rispetto della contrattazione collettiva nazionale, ma soprattutto le mancate risorse che il governo prospetta per la sanità. Le multinazionali fanno shopping nel Veneto a livello nazionale e anche a Padova. Perché comprano, acquistano tutte le strutture convenzionate, accreditate? C'è una ragione, che interesse hanno? Vuol dire che forse ci sarà sempre meno sanità pubblica? Il carico di lavoro ormai è diventato insostenibile, carenza di personale, di medici ovviamente che devono essere assunti ma non possono essere assunti, e quindi anche il clima da caserma durissimo all'interno delle aziende e l'uso intimidatorio dei provvedimenti disciplinari. Per una sanità pubblica che sta diventando invece sempre più privata, quindi per i cittadini, per il diritto alla salute e anche poi per il ruolo e la professionalità dei medici che sono da 8 anni senza contratto.